appuntamento con Cipato Quillari Talks, questa serie di appuntamenti, diciamo, in cui incontreremo passo passo alcuni personaggi protagonisti del mondo del food. Abbiamo scelto questo nome, Quillari Talks, appunto per trasmettere questo senso di qualità che avverrà all'interno dei nostri interventi, diciamo. Appunto, non saranno delle interviste o delle formali conferenze, bensì delle chiacchierate in cui toccheremo alcune tematiche che normalmente non vengono trattate. Si parlerà del cosiddetto business all'interno del mondo della ristorazione, del mondo gastronomico. Si parlerà di una vista, diciamo, più imprenditoriale di questo settore, di come si arriva al successo e perché avviene il successo in alcune situazioni, e anche e soprattutto dei mezzi di comunicazione che attualmente riguardano questo ambiente, questo mondo, questo fantastico mondo. E il primo appuntamento, diciamo, con grande onore e grande emozione, riguarda proprio Gabriele Fonci. Quindi ad iniziare, diciamo, parlando di chi è Gabriele Fonci e se possibile come si diventa un Gabriele Fonci, come si arriva ad essere Gabriele Fonci. Chi è? Io sono soprattutto il marito di mia moglie e il padre di mio figlio, prima di tutto. E poi, non lo so, è soprattutto un gioco, no? Perché a un certo punto la mia attività è cominciata anche con un po' di incoscienza, diciamo, cioè, questa incoscienza me la terrò sempre appresso. E che cos'è l'incoscienza? L'incoscienza è un po' quella vena che porta avanti tutto quanto il mondo delle imprese, se no non si chiamavano imprese, si chiamavano in un'altra maniera. Quindi l'impresa è proprio quando tu con incoscienza prendi qualcosa e cerchi una si chiama strategia, forse, no? Strategia per poter andare avanti, no? Sulla strategia ci stanno diversi obiettivi, c'è l'obiettivo quello di diventare ricco, aprire, fare, oppure c'è semplicemente l'obiettivo di fare le cose fatte bene e soprattutto di incontrare e fare quello che credi. L'obiettivo di fare quello che credi non è facile, proprio perché questo gioco si chiama azienda, no? Quando uno lavora con la qualità, spesso si sente dire, che ne so, costi troppo, sei un ladro, stesse cose brutte, no? Che poi invece alla fine non ti danno niente, sono soltanto accuse. Quindi secondo me l'imprenditore di qualità sotto sotto ha qualcosa di veramente intimo, non ha soltanto un obiettivo, uno scopo di lucro, ce ne sono ben altri. E niente, è tutto qui. Questo qua, insomma, quello che sono riuscito a fare, che sono contento, è soprattutto mettere in rilievo tante persone, no? Che sono i contadini. E questo, insomma, è bello. Quest'anno noi sulla mia pizza siamo riusciti a piantare 18.500 piante di pomodori nella zona del Beneventano. Adesso comincia l'olio, fra un pochino vado a vedere i miei maiali. Quindi è bello, no? Perché insomma ci sono contadini che ripartono, ricominciano e si divertono insieme. Poi tutto il resto è una conseguenza, però ripeto, c'è incoscienza, cioè su quello che io ho fatto finora e quello che continuo a fare c'è una forte incoscienza, perché insomma non è che so scarpamenti, insomma, cioè, è così, quindi è diverso. Bene, quindi diciamo c'è un grosso discorso, diciamo, di ricerca da parte tua, una ricerca continua che cerchi sempre di portare avanti, e penso che questo comunque sia stato abbastanza difficile nel tuo percorso, cioè nel senso, come sei arrivato a poterti permettere di poter fare certe scelte? Quali sono state le due basi, diciamo, cosa ti ha portato a... Le basi è soltanto una, oggi si chiama comunicazione.
la base di tutto è la comunicazione. Allora, io quando ho aperto la pizzeria facevo 70 euro al giorno e facevo praticamente la pizza per l'altra pizzeria, dalle 4 alle 23, per 2 anni, 7 giorni su 7. Vabbè, cioè rimanevamo sempre là dentro, stavamo sempre là dentro, io e mia moglie. Poi pensare pure, no, quando arrivavano i 2 pomeriggio, i 3 che era finito il pranzo, eccetera. Sapevamo anche quando a fare amore, quindi andavamo al locale, io mettevo un bel cartello fuori, vengo subito, cioè era proprio una roba assurda, cioè, però credevi in questo, no? Cioè c'era la famiglia che ti stava dietro, la mia pizza, non lo fa sto tipo di pizza, non piace a nessuno, cioè tutto il giorno c'era gente che entrava, guardava il banco e se ne andava, è troppo alta, la pasta è scura, io per 2 anni ho quasi rimesso il capitale, chiedevo prestiti, venivano aperto, cioè è assurdo, quindi è credere in quello che fai, credere in quello che fai. Risulta sempre difficile, ma a un certo punto che è successo? È successo che era arrivato proprio al limite, non sapevo come buttare gente dentro e mi sono messo su sto mondo assurdo di internet, va bene? Mi sono creato un personaggio che si chiama Fermenti e mi sono messo là, cominciato su pizza.it, a destra, a sinistra, arrivato fino al gambero rosso e cominciavo. Il mio scopo era soltanto quello di portare gente dentro, perché poi se li vai a conoscersi con essi alla fine non è che sono tanto normali, cioè, c'è gente proprio strana, cioè proprio fuori da internet ti vedi tutti chiusi, brutti, cioè sinceramente non so tutti di grande simpatia, infatti poi chi c'è rimasto, però ecco qua, e allora andando lì spiegando, parlando eccetera, ho bene o male conquistato, io rispondevo soltanto a domande, ma conquistato bene o male la fiducia dell'appassionato. Questa cosa è importante, perché anche io sono sempre arrabbiato con le guide, ce l'ho sempre con i giornalisti, mi stanno tutti antipatici, una cosa e un'altra, però se non c'erano loro, io c'avevo il sedere seduto su sta sedia stasera, no? E credo a parlare di pizza. E niente, e questa è la soluzione di tutto. La comunicazione. Però è anche una cosa pericolosa, perché tu vuoi quello che ti vuoi, che ti pare, io posso scrivere farine biologiche e non usarle, posso scrivere, cioè non ci vuole niente a DPG, infatti oggi ripeto, ce ne stanno tanta gente che è vestita da cuoco ma non si accende manco un fuoco, capito? Ce ne sta tantissima, ben venga, fanno quello che gli pare, insomma, sono imprenditori e hanno la loro strategia, cioè una strategia che io non condivido, ma comunque è una strategia di impresa, no? Tutto qua. E tutto il resto non lo so che magia c'ha quel posto, altre volte rimango stupito pure io, perché insomma i prezzi sono alti, io dico sempre, io non sarei mai un cliente di pizzario con quello che riesco a prendere da pizzario, io tutti i giorni ci potrei andare a mangiare pizzario, capito? Lo dico io. E però cioè, per di gente che arriva da tutto il mondo. Cioè, proprio per me è importante, proprio sul punto di vista sociale, no? È importante, quindi ti metti proprio a ragionare, a fare qualcosa per qualcun altro. È così che funziona. Diciamo quindi è stata una sorta di volontà da parte tua di raggiungere questi tuoi obiettivi, di perseguire questo tuo credo, tra virgolette, e anche un po' di magia se vogliamo. Ma dopo aver raggiunto il successo, no? Dopo essere entrati in questo circuito così, così importante, cosa si prova? Nel senso, come si mantiene il successo? Può un personaggio gastronomico arrivato ai tuoi livelli arrivare ad odiare il successo, a sentire un peso quasi? Cosa si sente? Cosa arriva? Allora, guarda, devi avere un attimo, cioè devi vivere come una persona e poi quando sta qua devi fare, capito? I personaggi si creano ma le persone esistono e soprattutto quando si arriva a questo devi avere un forte rispetto per l'esistenza, che è la cosa fondamentale, proprio l'esistenza, e non è una cosa stupida, no? Perché che ne so, giri per strada, vedi la gente, capirai? Qua, bene o male, ci stanno soltanto persone
posso essere me stesso, però veramente quando ci ripestano, cioè queste vecchie che te sono paragonose, che succede in macello, veramente una cosa assurda, anche perché insomma a mezzogiorno e 40 chi sa vi avrà del cuore, a signora, a casalinga, quindi è, cioè, il mio pubblico è quello, e subisci veramente violenze. Però ecco, la verità è questa, cioè è rimanere a terra, rimanere sul credo, perché cioè, a un certo punto, no? Basta guardare bene che cos'è la gastronomia, no? La prima cosa, la gastronomia è l'alimentazione e secondo me è la politica vera. Cioè la politica sono aziende che stanno facendo le loro cose, la vera politica la fa l'alimentazione. Io dico sempre la stessa favoletta, no? Qualcuno di voi già l'ha sentita, dico sempre, ma se la macchina è mossa dal petrolio, no? La macchina, e intorno al petrolio c'è politica, c'è economia, intorno all'alimentazione che muove l'uomo, che ci può stare? Se noi guardiamo bene che cos'è l'alimentazione, quello che abbiamo mangiato, è veramente l'economia, sono gli sforzi economici, cioè tutto nasce da quello. È così, ma perché c'è la guerra? Perché c'è la fame, capito? Cioè è quello, se noi cominciamo di nuovo a abbandonare un po' la tecnologia, no? E ricominciare a avere qualcosa di diverso, e ricominciamo già come una volta, cioè rimette a bagno i fagioli, svegliarsi la mattina presto perché devo preparare il pranzo e quando o la cena e quando torno dal lavoro vado a mangiare. Secondo me guarda che veramente poi a me mi sembra strano, io vivevo, sentivo un allarme ecologico, i gabbiani se stanno a mangiare i piccioni. Ma perché noi non stiamo a fare la stessa cosa? Noi stiamo facendo la stessa cosa. Quindi è vero che io voglio, cioè bisogna ritornare, no? Io vedo così la gastronomia, vedo un ritorno sulla terra. E mi faccio sempre una domanda, ma l'industrializzazione, no? L'alimentare, cioè, ma perché, cioè, noi ci ha fregato così tanto? Perché? Com'è possibile? Com'è possibile che noi compriamo, che ne so, un pacchetto di caramelle a 60 euro al chilo e poi le mangiamo la pizza del bolce cara? Perché un pacchetto di caramelle costa 60 euro al chilo, E poi la pizza del bolce cara. Perché la farina marino? Non voglio far nomi, la farina di un grande mulino, che può essere il mulino rosso, il mulino, qualsiasi mulino che coltiva con la terra, costa 1,40 euro al chilo, è troppo. 1,40 euro al chilo è troppo, le Marlboro stanno a 5 euro a pacchetto. Capito? Cioè io rimango sconvolto. Sconvolto come la gente dà proporzione all'alimentazione, all'economia. Cioè io rimango veramente sconvolto. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile che mangiamo solo prosciutto? L'alimentare oggi vende prosciutto e parmigiano. Quante cazzo di fasce c'ha sto maiale? Dove va tutto il resto? Capito? Allora vedi, mangia solo bistecche. Ma com'è possibile che se mangiano solo costate? Il resto? Cioè, è lì, è la pratica, è la coscienza di mangiare. Secondo me è quello il punto, cioè, è la politica. La politica sta là. Sta là, se si vuole distruggere il sistema, purtroppo bisogna mangiare con coscienza politica. Secondo me è così. Quindi, diciamo, a parte toccare questo argomento che è molto, molto curioso, molto interessante, tu fai l'esempio delle caramelle, 60 euro al chilo, diciamo che dietro comunque tutto quello che muove il settore alimentare. C'è comunque un grande business che ruota intorno. Quello che volevo chiederti, anche se ti conosco ormai da un po' di anni, è come tu lo vivi, diciamo, questo business gastronomico, se vogliamo definirlo così. Che cos'è il business per te? Come lo tratti? Come lo lavori? Come ti ci approcci? Cioè, per me la gastronomia è alimentazione, anche perché quando io devo cercare anche le fa mangiare il bambino che alle 5 e mezza esce da scuola. E 10 anni fa non si pensava che un chef lasciava la cucina e aveva la pizza di attacco. Ma io sono stato preso in giro,
ma il giro è brutto, ma da giornalisti, anche perché la mia posizione all'epoca quando lavoravo al simposio, 11 anni fa ormai, insomma, c'avevo 81 punti sul gambero rosso, e insomma erano conosciuto. Quando io ho aperto la visita a taglio, questi sono venuti, ma che stai a fare? Capito? E io ho fatto, perché voglio cucinare per il popolo, perché chi va al grande ristorante, mi stanno sul cavolo, mi sopporto. Cioè, chi va a spendere quei soldi, di solito neanche ci vanno con una coscienza buona, tra virgolette, non tutti, non vanno con una coscienza buona. E nello stesso tempo vedi questi grandi cuochi che se c'è al tavolo dei giornalisti stanno solo là. E se ne fregano tutti quelli che stanno attorno. Cioè, succede questo, questa è la grande ristorazione, perché a Dio. A un certo punto oggi siamo arrivati a un punto che se cucina solo per stupire, cioè cucinano solo per stupire, ma anche bene, perché è di Dio. E però quella è una parte che a me non mi interessa proprio. Il business non si cerca più dentro la propria azienda, ma si cercano su altre parti, no? Vediamo praticamente Vissano, 2 coperti al giorno, 20 cuochi in cucina, 2 coperti al giorno, ma lui prende i soldi da altre parti, quindi è una strategia diversa. Se cercano sponsor, se cercano tutto. Io potrei andare avanti senza problemi, cioè sia economicamente che tutto quanto, con quanti sponsor, con quanta gente mi ha detto che mi dà soldi per poter. Però non lo faccio, io non scendo a compromessi. La farina la pago, l'olio lo pago, cioè pago tutto quanto, quindi è veramente diverso. Io il business gastronomico non so, è soltanto fatica secondo me, non c'è nient'altro. Che passione, se la chiama fatica, c'è la passione. Quindi tu prima un po' ci dicevi che appunto diciamo una delle matrici, uno dei punti più importanti del tuo percorso è stato questo approcciarti alla comunicazione anche tramite il web. Quindi della comunicazione attuale, dei vari canali che appunto trattano di gastronomia attualmente, le varie guide e sottoguide, quelle cose che tu apertamente critichi in certe circostanze, però comunque ammetti che senza di loro non, cioè, ma probabilmente non potresti fare alcune cose, non sei dove sei adesso. Certo. Quindi diciamo, cosa ne pensi apertamente, e in caso si potrebbero migliorare certe situazioni per te, è fattibile questa cosa, si potrebbe arrivare a trovare un compromesso tra chi opera nel settore gastronomico e chi invece parla e scrive nel settore gastronomico? Sì. Certo, sì, assolutamente sì. Però è proprio la gastronomia che tante volte non riesco a capire fino a che punto è. Non tutti, perché io non è che odio Lucio, so, la gente mi rispetta come Lorenzo, per me insomma è una delle persone più dove. È una delle persone insomma è più preparata, nonostante l'età è preparata, cioè ragiona come i vecchi critici. E però esistono anche altre realtà, cioè per esempio io non sopporto la gente che spara zero. Secondo me le recensioni negative non si devono fare. Non si devono fare. Nessuno deve parlare male di un ristoratore, nessuno deve parlare male di nessuno. Pubblicamente. Poi io tiro una botta e parlo male di qualcuno, sono cavoli, sto discutendo di qualcosa. Però pubblicamente io. Infatti vedi, la guida Michelin è fantastica, se mangi male lo scrivono. E io preferisco, a me piace questo tipo di parola, anche perché parlare di cibo, no? È come se io ballo di architettura, danzo, capito? Cioè, un'altra filastrocca che racconto sempre, che magari qualcuno l'ha sentita, è proprio questa, cioè, ritorniamo all'economia, no? Tutta l'economia, il mondo, l'economia, da che cosa è mossa? Dai 5 sensi, giusto? C'è chi vende il quello che vedi, no? C'è chi vende il vestito, quindi la vista, il profumo, la musica, tutto gira attorno ai 5 sensi. E il cibo? E il cibo? Gira tutti e 5. Tu lavori su tutti e 5 sensi. Tu quando vai a comprare qualcosa, se io, cioè, compro tutti e 5 sensi, sviluppo tutti e 5 sensi. Ok? Allora lì che insomma, cioè, è potente, che come cazzo fai a scrivere tutti e 5 sensi? A me mi è piaciuta di no, no? L'unica cosa
cosa che utilizza tutti e cinque i sensi, oltre il cibo, è l'amore, quando fai l'amore. Va bene, usi tutti e cinque, anzi quando trovi usi tutti e cinque i sensi, quando fai l'amore usi il sesto senso, che è un'altra cosa. Quindi, ok, usi tutti e cinque i sensi. Cioè tu non puoi fare una recensione, cioè a che serve? A che serve? A me mia moglie piace, un altro non piace. Va bene, è così, cioè il cibo è questo. È troppo personale, è intimo, parecchio intimo, ma mica poco, ti distrugge l'anima, va bene, perché sotto c'è qualcosa, quindi tutto questo mondo io non lo sopporto. Invece sai che mi piacciono tanto? Quelli che cucinano, mi mandano fuori le teste, a me i blogger che cucinano a manette e postano tutti i piatti che fanno, a me quelli io sono innamorato, mi piacciono proprio, vedi questi che sono pazzi, bravissimi, tirano fuori i panettoni alle cucine, cioè quello è bello da vedere su internet, la gente che cucina, capito? È quello un grande esempio di gastronomia. Però purtroppo eccolo qua, è ormai il cibo gossip, il cibo, capito? È così, ma a me non mi interessa, non mi interessa, mi interessa altra gente sul web, sulla comunicazione, in internet, cazzi vari, mi interessa la gente che cucina, mi diverte bene. Basta, chi critica, chi... sono stato al ristorante, fa la recensione. Sì, se la fa positiva è bello, perché racconta di belle sensazioni. Ma se sei stato male, che racconti di brutte sensazioni? Se faccio un incidente, io non lo racconto. Una bella passeggiata la racconto. Cioè, è così. Invece sta succedendo veramente qualcosa di veramente brutto. Cioè, veramente brutto. L'unico modo che si riesce a migliorarla su queste cose sia veramente quando noi professionisti non lecchiamo più il culo alla gente come... A dire quando mangiano, capito? Facciamo finta che ascoltiamo e dichiamo l'esca, no? Poi si andava, che cazzo hai detto? No, gli dici tu, ma che cazzo hai detto? Capito? È quella la cosa importante. Invece spesso abbiamo sempre questo atteggiamento come dire, meglio non lo dico, se no dicono che scrivono male, ma sti cavoli, capito? Cioè, è quella la cosa importante, perché sotto quel lavoro, insomma, restano le mani bruciate, cammini sul grasso, cioè, far cuoco è quello, far cuoco. No, fa un chef. Sono due cose diverse, il cuoco c'è il verbo, o il chef no, capito? Il cuoco cucina, o il chef che fa, è diverso. Quando c'è il lavoro, cioè, quindi che ne può sapere la persona seduta a tavola? Cioè, capito? Oppure esiste una specie di critico gastronomico che te fa sempre, mangia e poi le fa. Io ci avrei messo, io ci avrei un cazzo, io ci avrei messo. Cioè, quando tu sei in critico gastronomico, mangi, no? Mangi, capisci, scrivi. Perché il critico gastronomico è seduto un pezzo. Vabbè, come quello che... cioè, deve arrivare, deve capire dove tu sei arrivato. Va bene? E va avanti fino a capire qual è il sesto senso che tu hai utilizzato, dove vuoi arrivare, no? Ok? Per esempio, a lui ho fatto assaggiare la cavolata una volta, no? Che me l'ha capita subito, no? Insalata... battute d'ostriche poi e un tonno d'alatra, no? Ma io quando c'è stata sta cosa, no? Sulla pizza, no? C'è stata sta tonno d'alatra, no? Che mo fanno i tonni di tutto, c'è l'ostia, quando mangiavi l'alatra io volevo che non è soltanto tonno perché tu l'hai messa sott'olio, però c'erano gli occhi, cioè erano una persona l'ha capita, cioè capito? È diverso, quindi secondo me non bisogna andare là a scrivere subito, immediatamente, senza prima confrontarsi. L'unica cosa che potete fare per dire sì, adesso io posso scrivere, voi mettete davanti 15 pezzi di grana e 15 pezzi di parmigiano, li mischiate tutti e poi cominciamo a mangiare. Quando capite qual è il grano e qual è il parmigiano, potete scrivere qualcosa, se no potete fare qualcosa. Appunto, volevo lasciare un po' di spazio al pubblico, se avete delle domande, degli interventi, qualsiasi cosa vi passa per la testa, se volete renderci partecipi, e non so, ci sono nessun tipo di intervento? Nessuno che vuole dire niente? È abbastanza, sì. Come? Non mi serve manco a me, però. Il discorso è sulla piazza romana. Sì.
noi siamo la capitale, no? Arrivano milioni di turisti, bravo, di tutto. Sì, sì. Il servizio che noi gli diamo, la qualità che noi gli diamo, è pessima. Cioè l'80% della ristorazione romana per i turisti è per i turisti. Gente come te, che riesce a portare la qualità al turista. Ah, anche l'italiano viene. Ma il discorso, io lavoro in un ristorante, faccio il cameriere, no? E tanti mi dicono, ma voi siete troppo turisti. Ma il turista mangia con te. Anzi, di più. Ma che poi adesso esiste il turista? No. No, allora, no, ma non esiste più che tu sei turista e quello che turista. Oh, io vado a Londra ci metto due. Oggi per venire qui ce l'ho messo tre. Non esiste niente, la specie umana ormai, cioè a me pure quelli che chilometro zero sono Lazio, chilometro, cioè, poi uno dei miei più grandi amici, Vincenzo Mancino, seleziona, vabbè Lazio è il primo a dirlo, è il primo a dirlo, io lo faccio perché conosco questo, però è il primo a dirlo, però no, a me piace mangiare Montenegro, il Pagossi, cioè, perché è del Dio. Però è questo, cioè il turista, cioè non tocca riprendere come turista. È tutto qua, poi cioè dalla qualità a non dare la qualità, una cosa, un'altra, secondo me ci dovrebbe essere proprio un ispettore messo dal Ministero della Cultura. Bravo. Cioè tu, cioè, è quello, perché insomma anche da un piatto di trippa, cioè il patrimonio, mica male, e la trippa più brutta ce l'hanno da Roma, c'è la trippa sbiancata, la comprano già cotta, cioè solo i romani. E vaschetta RGS costa tre, ma solo i romani. I romani hanno due cose che in tutta Italia non c'hanno: la trippa precotta e la smart. È così. Quindi dicevo, grazie a te, tante pizze, mo iniziano a fare, tante pizzerie iniziano a. Guarda, sì, grazie a me, a però non è grazie a me, io ho fatto solo comunicazione, però prima di me. Ci sono stati mostri di sali, cominciando da Angelo Iezzi, però non si dimenticavo mai Giancarlo Casa, non si dimenticavo mai la gatta Mangiona, che pure lì a me mi viene la rabbia, quando io vedo gente che, perché qua, io mi arrabbio forte. Giancarlo Casa per 98 c'aveva la pizza con la lista di vini, c'aveva 60 whisky in carta, cioè c'aveva proprio, era una roba meravigliosa. Cioè, non ci dimentichiamo di essere così, c'è Bonci, c'è Stefano, c'è Sforza, c'è il Trapizzino a Roma. Ragazzi, attenzione, c'è il Trapizzino a Roma. Quella proprio, mamma mia. A proposito, cioè, quella, a proposito delle sensazioni, quello è sesso puro, Mi inchino a leccare un triangolo punto, è una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Il Trapizzino è proprio un atto pornografico sul cinema. Sì. Però non si dimentichiamo mai Giancarlo Casa, perché lui è stato il primo. Lui è stato il primo avanti a tutti quanti. Come si fa a replicare un modello come il tuo? Non si replica. Rimaniamo. Allora, questa è un'altra cosa intelligente che hai detto. Come si fa a replicare? Sì. Non si replica. Puoi fare un'altra cosa. Faccio un follo. Faccio un'altra cosa con la stessa filosofia. Ok? Oppure c'è chi copia. No? C'è un grande detto zen: non seguite mai le orme dei saggi, ma cercate sempre quello che loro cercavano. Beh. Capito? Beh. È importantissimo. Un'altra cosa bellissima per Adriano: gli battono le mani, lui si gira, chef, chi è il creativo? Quello che non copia. Sandler, quando gli ha detto, per lei chi è il più grande chef? Quello che guarda la salsa, spinge e dice, è pronto. Evviva Sandler! A questo punto allora niente, vorrei ringraziare prima persona Gabriele Bonci che ha si reso partecipi di questa chiacchierata, vorrei ringraziare voi tutti quanti e lo spazio di Fandango Incontro per averci fornito questa bella location. Bravo! Se volete sapere qualcosa di più, cos'è Cibando e magari volete poi trovare un ristorante per questa sera, andate su cibando.com. Bravo.
Grazie.